Generation Racing Radical SR3. Oh.
Carmelo Scaramuzzino di nuovo sulla Wolf, secondo posto tirato, sudato dalla prima manche. Dimmi la verità, dove hai fatto la zampata vincente? No, ho preso un po' di confidenza con la macchina, tutto qua. Sì, giustamente, tu hai un po' di... sei inesperto, quindi devi prendere un po' di confidenza. Non è vero, dici la verità, dai. No. Dove hai sentito che poteva uscire? Niente, è una macchina bellissima e mi sono messo un po' a giocare. Forse un po' lunga per gli slalom. Un pochettino, non è adatta per gli slalom, però la facciamo andare pure negli slalom. Bene, bene. Non c'è problema. Nicola, allora, in mezzo a questi due leoni... Che gli fai? Io ho avuto problemi da stamattina fino ad adesso, mi sono fatto una mancia, diciamo... mezza ottimo. Ti sei mezzo ottimo. Ti sei divertito. Mi sono divertito, bravo. Hai limitato i danni. Bene, bene. Al centro abbiamo il mattatore del primo slalom di Cellara, Gaetano Rechichi, che bissa la vittoria dello slalom di casa di Bagnara. Un giudizio sul percorso e anche a te la stessa domanda di Carmelo. Quando hai sentito di avere la gara? Alla seconda manche, perché poi non abbiamo montato più gomme nuove, niente. Però è un bel percorso, peccato che con l'asfalto che hanno messo nuovo sopra si è riempita di pietre e tutto il resto, era un po' scivoloso, però è un bel percorso, veloce. Percorso da 10 e lode, perché il signore che è alla tua sinistra, io me lo ricordo su un Formula 3000, uscendo dal tornante là sotto, tutto di traverso, un Formula 3000, e ha cambiato due marce senza mollare, quindi... Bene. Carmelo, mi fa veramente piacere, anche se non siamo alla Cellara con l'Eda Lasciore, ma siamo solo, tra virgolette, uno slalom di Cellara, bellissimo slalom, sicuramente da ripetere il prossimo anno, sì, magari con un numero di iscritti diverso e magari su una macchina diversa, giusto? Ma già ha fatto un bel numero per essere la prima gara. Assolutamente, slalom, assolutamente sì. Bene, volete ringraziare qualcuno? Chiudiamo qua? A posto? Grazie, a posto, grazie a voi tre. A voi. Ed USC sempre 1006, secondo classificato su Radical SR3, Nicola Paolo Almirante Nicola. Arriva raggiante, poi quando vedrete il suo video saprete perché. Arriva raggiante, secondo classificato, primo classificato su Radical SR4, dalla Sicilia Giovanni Greco. Dottore Denisi, venga, venga, giustamente ritira per il suo pilota. Sento di nuovo l'assoluto del primo slalom di Cellara, quinto classificato Paolo Almirante Nicola, Greco Giovanni rappresentato dal dottore Denisi, Alfonso Casillo, terzo classificato, secondo classificato Carmelo Scaramuzzino, Gaetano Rechichi sul podio più alto di Cellara.